Buongiorno a tutti, siamo qui alla presentazione della 19ª edizione di Positano Teatro Festival e ovviamente non potevamo che cominciare la nostra mission giornalistica parlando, discutendo con il primo cittadino di Positano, il sindaco Giuseppe Guida. Un'edizione particolare che vede come grande assente il fondatore di questo festival, Gerardo D'Andrea. Sì, anche quest'anno insomma, iniziamo il teatro con la mancanza di Gerardo, però il solo fatto che siamo qui è la testimonianza di come il suo ricordo rimarrà indelebile in tutti noi, per cui una 19ª edizione che chiaramente non può che essere dedicata a Gerardo, ma dedicata anche ai giovani, così come è stato appena detto in conferenza stampa, i giovani che rappresentano il nostro futuro e per i quali noi investiamo, un festival totalmente promosso dal Comune di Positano, di questi ne siamo orgogliosi in un momento particolare dove la cultura necessariamente deve essere il volano dello sviluppo anche turistico. Non solo promozione ma anche finanziamento da parte dell'amministrazione comunale del Teatro Festival. Sì, certamente, come dicevo prima, questo è un festival totalmente finanziato con fondi comunali, di questo ne siamo orgogliosi e siamo orgogliosi di portarlo avanti nel solco di Gerardo D'Andrea, ma con la grande novità di quest'anno, la grande protagonista insieme a tutti gli artisti che è il nuovo direttore artistico Antonella Morea. È stato un momento particolare dove abbiamo dovuto prendere una decisione e questa decisione non poteva che ricadere su di lei, di questi siamo contenti, siamo orgogliosi e ne è testimonianza proprio il cartellone che è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa, un cartellone di grande rilievo, di grande cultura, di grandi personaggi che verranno dal 30 in poi a Positano e che saremo orgogliosi insieme a tutta la cittadinanza di ospitare da noi a Positano. In altre occasioni ho parlato di Positano come cenacolo della cultura nel mondo, perché l'amministrazione comunale attuale di Positano è particolarmente sensibile alla cultura. Quindi, sindaco, ribadiamo il concetto Positano cenacolo della cultura nel mondo? Ma senz'altro, stiamo lavorando da 2 anni oramai, abbiamo aumentato le disponibilità e i fondi proprio a favore della cultura, un lavoro che insieme a tutta l'amministrazione stiamo portando avanti, insieme al consigliere Vespoli delegato alla cultura che è nuovo della politica ma si sta distinguendo per tutte le iniziative che stiamo portando avanti nel nostro territorio, siamo soddisfatti insieme a tante altre manifestazioni, vicoli in arte e in particolare quest'anno celebreremo il 50° del premio danza che è uno degli eventi più importanti del cartellone della stagione estiva positanese, quest'anno compie 50 anni, quindi stiamo lavorando oltre che al teatro anche a preparare una grande edizione che rimarrà negli annali e per i quali insomma ne andiamo orgogliosi perché Positano è teatro ma anche danza. Allora grazie, adesso diamo la parola all'assessore al turismo e alla cultura di Positano, il dottor Giuseppe Vespoli. Allora, turismo e cultura, lei che in realtà rappresenta come assessore, non come consigliere, ribadiamolo, sia il turismo che la cultura, quali sono i nessi? Ma assolutamente credo che siano due cose che camminino di pari passo insieme a braccetto, sempre a fianco, perché il turismo senza cultura è un turismo di basso profilo, è la cultura a dare, a far salire di profilo lo stesso turismo. Oggi siamo qui a inaugurare la 19ª edizione del premio Annibale Ruccello, il Positano Teatro Festival, e siamo molto contenti perché c'è bisogno sul territorio di iniziative del genere, per come mi dicevi prima, per far sì che il turismo abbia anche cultura. Il turismo in questo momento a Positano, e mi viene ovviamente spontaneo, sta vivendo un periodo d'oro, ciò nonostante ci sono dei grandi problemi per quanto riguarda l'accoglienza turistica. Questi problemi in questa sede comunque non li dovrebbe enunciare, ma trattandosi di tenere proprio, di avere di fronte l'assessore al turismo, non posso che parlare dell'attuale situazione turistica positiva. Ma certo, Positano naturalmente sta vivendo quella recrudescenza che non ha avuto durante il Covid, dove si è già ben difesa, anzi
più che difesa rispetto ad altre località turistiche. Il 2022 è il grande anno dell'esodo turistico, dove tutti quanti vogliono tornare in vacanza e naturalmente Positano, essendo tra le mete più gettonate al mondo, vive un attimo tensioni di flussi sproporzionati, che però naturalmente l'amministrazione, con il suo saper fare, sta riuscendo a gestire più che bene. Mi sembra di ricordare che c'è qualche problemino in ambito di trasporti o di livello occupazionale per quanto riguarda le forze lavoro e delle strutture ricettive? Ma fondamentalmente, ripeto, oggi Positano è un attimo assalita tramite le vie del mare, che sono vie che vengono gestite per lo più tramite licenze e trasporti gestionali, dove il comune in questo momento non può far nulla, quindi ci sarebbe bisogno per lo meno sulle vie del mare con un po' più di contingentamento. Ciò nonostante, l'amministrazione comunale e Positano rivolge sempre un'attenzione sensibile e particolare verso tutto ciò che è cultura. Assolutamente, in più mi viene da dire, permettimelo, che Positano comunque lo vediamo dagli indici di gradimento delle principali agenzie di turismo online, i principali portali. A Positano non è solo l'amministrazione, ma è tutta la cittadinanza che con il turismo ci sa fare. Tanto è vero, chi viene a Positano lascia sempre ottime recensioni e altissimi punteggi. Quindi un bravi a tutta Positano. Ed ecco a voi la regina, the queen della 19ª edizione del Teatro Positano Teatro Festival, Annibale Ruccello. Antonella Morea, circondata da tutte le sue cortigiane. Sì. Buongiorno, queen. Buongiorno, cortigiana mi sembra un po' pesante, ma direi dalle mie femminone. Dalle sue dame di corte. No, le mie femminone, quelle siamo tutte una forza, siamo un unico proiettile, siamo quelle della prima sera, canteremo le canzoni di Nino D'Angelo, ognuna esprimerà la sua emozione, la sua forza, la sua tristezza, la sua gioia. Ve le posso presentare? Ve le presento. Ma stai sponsorizzando il tuo spettacolo personale? Come devo fare questa intervista? O stai in veste di direttore artistica? Ti devi un po' decidere. Allora iniziamo con il tuo ruolo di artista? No. Perfetto. Vieni qua. Sono direttore artistico, ma sono anche il jolly di queste donne. Laddove manca la voce, gliela do io. Io sarò una delle voci, sarò una delle voci d'angeliane. Per cui la prima la presentiamo? Ok. Chiara Di Girolamo. Patrizia Spinosi. Ida Rendano. Antonella Morea. Francesca Marini. Mena Steffen. Ma insomma, un team veramente al femminile. Possiamo dire che qui a Positano le quote rosa sono in maggioranza per quanto riguarda il teatro, però non lasciamo spazio ad altro. Allora Antonella, abbiamo avuto una scelta veramente coraggiosa, dando una volta tanto la direzione artistica di un grandissimo festival del teatro in Italia ad una donna super vulcanica, una grande artista come te. Cosa in questo momento ti viene in mente? Mi viene in mente? Ci siamo, le donne finalmente possono occupare anche dei posti che solitamente occupano gli uomini. Non esiste un mestiere da uomo o un mestiere da donna, siamo tutti uguali e siamo anche, forse, non voglio dire, più capaci, ma comunque siamo una forza. Quando ci uniamo insieme non c'è posto per nessuno, quindi state attenti, state molto attenti. Allora a questo punto chiudiamo il collegamento auspicando un presidente del consiglio donna, visto che siamo in campagna letterale. No. Facciamo attenzione, no, però no, Non sappiamo chi saranno le donne. Scusate, non pensate sempre ad una direzione. Ok? Allora viva le donne nell'arte, viva le donne nella politica, viva le donne in the world.